Ciao ragazzi, io sono Rob, siete su Game of Rob e questo è il primo appuntamento su base mensile dove parlerò dei problemi sociali legati al gaming, ovvero Break Rob. L'argomento che questo mese voglio trattare è se il videogioco può essere considerato una forma d'arte. Ma perché Rob, proprio da questo argomento vuoi partire? Vi starete chiedendo. Beh, ho deciso di partire da questo argomento soprattutto perché mentre pubblicizzavo il mio canale su Facebook sono stato contattato da persone molto simpatiche che mi hanno affibbiato degli epiteti come figlio di, sei un cazzaro, smettila di pubblicare frociate, il classico bimbo minchia, le solite. E questo mi ha fatto molto ridere, però anche molto pensare sul perché c'è ancora questa chiusura mentale verso nuove forme di arte. Ora, non perché io mi credo chissà chi, vi sto dicendo che il videogioco è una forma d'arte. Ci sono anche fior fior di sociologi che di società ne capiscono e anche di arte, che dicono che il videogioco è una forma d'arte che stenta però a insediarsi nella cultura occidentale perché è una tecnica talmente avanzata il programmare un videogioco che è andata oltre la linea spazio-temporale, quindi creando proprio un vuoto nella cultura occidentale. Ed è da quel vuoto culturale che poi nascono tutti i problemi legati al videogioco, tutte le critiche legate anche alla violenza dei videogiochi che portano una determinata persona a compiere atti assurdi, quando invece ci sono anche dati che dimostrano che sono maggiormente anche i film a traviare le persone a farli compiere comunque azioni spregiudicate. Ora, perché metto in mezzo i film? Perché di fatto il videogioco nella nostra cultura va a scontrarsi con il mondo del cinema. Non cominciate a pensare che voglio creare una lotta tra il mondo del cinema e il mondo videoludico, perché secondo me devono andare inoltre di pari passo, come sta già accadendo, dove la Warner Bros. Ad esempio ha una sezione dedicata appunto al cinema e una sezione dedicata ai videogiochi. Quello che voglio dirvi è che chi ritiene arte il cinema non può non ritenere arte il videogioco, perché chi ha la sensibilità di capire il cinema e la sua arte deve avere anche una grande sensibilità per capire il mondo del videogioco. Anche perché sarebbe indoveroso non considerare il videogioco come forma d'arte, perché ci sono fior fior di programmatori e game designer che lavorano notte e giorni ininterrottamente per creare un prodotto di qualità, senza contare che nell'industria videoludica girano molti, ma molti più soldi che nell'industria cinematografica. Per fare un esempio, il film più costoso mai prodotto è stato Pirati dei Caraibi con una produzione di 365 milioni di dollari rispetto a Destiny, la cui produzione è costata 500 milioni di dollari. E al secondo posto troviamo GTA V con un budget di produzione di 370 milioni di dollari. Persino Final Fantasy VIII ai tempi della PlayStation 1 già costava per produrlo 368 milioni di dollari. Tornando al discorso sensibilità, e qui chiudo il video, per me il videogiocare è fatto per persone estremamente sensibili perché nessuna pratica o tecnica o forma d'arte ti mette a te nelle condizioni di provare in prima persona delle emozioni forti, quale essere l'eroe di una determinata storia, combattere la seconda guerra mondiale o compiere un allunaggio, addirittura salvare la Terra. E l'abilità dello sviluppatore, del game designer, sta proprio qui, nel cercare di creare un prodotto che carpisca la sensibilità della maggior parte delle persone, come ad esempio hanno fatto quelli di Naughty Dog con The Last of Us. Chiudo citando una massima che mi diede una persona di grande cultura, dicendomi che se un solo osservatore di fronte a un'opera d'arte rimaneva apatico, allora l'autore di quella opera d'arte aveva fallito. Così è il destino di programmatori, game designer e sviluppatori. Bene amici, questa è stata la prima puntata del Break Rob, se vi è piaciuto pollicione in su, che
che se raggiungiamo 15 like continuo la serie mensile. Io sono Rob, il canale è Game of Rob, iscrivetevi, io vi rimando al prossimo video. Ciao!